Decine sono stati gli interventi oggi effettuati a Pesaro, dove si è allagato il sottopassaggio della stazione ferroviaria e si sono verificate diverse frane, come sulla strada di Santa Colomba, in strada Pontevallo e sul tratto di strada del San Bartolo, compreso tra via Tolmezzo e via del Monastero. I vigili del fuoco hanno rimosso alberi caduti in strada e sulle auto, come a Soria e a Santa Veneranda. Invece lungo la strada Valle dei Castagni, una pianta di grosse dimensioni è caduta sul cancello di un'abitazione, colpendo anche un'auto parcheggiata, ma per fortuna non ci sono feriti. Sempre a Pesaro, al confine con Carignano di Fano, il ristorante tipico di Ciavarini è finito di nuovo sott'acqua. In un post pubblicato su Facebook, il titolare si è sfogato puntando il dito contro la mancata pulizia dei fiumi. Da bambino pioveva per una settimana intera, ha scritto, e non succedeva nulla di tutto questo. Sentiamo nella prossima contributo. Il locale è invaso dal fango, qual è attualmente la situazione? La situazione, giuro che ancora non riesco a capire quale sia, perché non sono riuscito a entrare dentro. È successo questa notte verso le 2-3 quarti, quindi ho provato ad accedere ai locali, ma non avendo l'elettricità non possiamo usare le pompe per svuotare il tutto. Molto fango, il problema non è tanto l'acqua non è un problema, defluisce, viene assorbita dal terreno, il problema è il fango che rimane e più aspettiamo più difficile chiaramente toglierlo. Meccanicamente sto parlando, perché poi non c'è possibilità. Mi ricordo che gli anni scorsi è successa la stessa cosa, abbiamo speso 1.200 euro solo di autobotti per portare l'acqua pulita, che serviva poi per lavare tutto il resto, per cui insomma un disagio abbastanza grosso. Ecco, appunto, non è la prima volta, per quale motivo questo accade? Allora, questa è la mia supposizione, ma come perito agrario spero di prenderci in qualche modo. L'albero fluviale deve essere pulito. In questa situazione qua non può funzionare, non può defluire l'acqua perché crea dei gorghi esagerati, per un motivo molto semplice. Ci sono gli alberi che sono cresciuti all'interno dell'alveo, e non 10, non 100, ma migliaia da qui fino a Fano. E chiaramente rallentano il flusso laminare dell'acqua, che non è più laminare, cioè non è più liscio, ma tende a formare dei gorghi. Questi gorghi piano piano sgrottano, cioè tolgono i vari greti. Il problema è questo, cioè non viene manutenuto, non viene tenuto bene. Noi siamo qui da 300 anni circa, e da bambino io mi ricordo c'era il greto completamente inerbito e la parte dell'alveo, cioè dove scorre l'acqua, completamente perfetta, pulita, eccetera, eccetera. Perché era nell'interesse di tutti. Facevi un po' di legna con gli arbusti che crescevano dentro, e soprattutto evitavi queste cose qua. Poteva capitare un'esondazione una volta ogni 10 anni. Bombe d'acqua non esistono. Lì sopra c'è una stazione meteorologica professionale, sono caduti in una giornata 112 mm di pioggia, che sarebbero 11 cm. La terra era completamente asciutta, non è possibile che non riceva. Ha ricevuto, soltanto che appunto con tutti questi alberi che sono in mezzo, che non sono alberelli, sono alberi grossi, 30-40 cm di diametro, fanno da barriera, fanno tra virgolette da diga, purtroppo, questo è. Allora inizierà un duro e lungo lavoro di pulizia? As usual, come al solito, ma fortunatamente sono supportato dai ragazzi che lavorano da noi, e se non ci fossero loro non ce la farei mai, non ce l'avrei mai fatta e non ce la farei neanche questa volta. Quindi sì, rimbocchiamoci le maniche, stivali nei piedi, e si aspetta di essere sporchi di fango per circa, penso ci vorrà circa un paio di settimane, 10 giorni, una cosa del genere. Vediamo anche come manda avanti, perché poi chiaramente tutto il problema più grosso sarà far ripartire gli elettrodomestici o comprarli nuovi. Comprarli significa che non tutti hanno la disponibilità immediata dei prodotti, quindi se mi si rompe per esempio la friggitrice devo ricomprarla, magari devo aspettare 20 giorni. Per cui incrociamo molto le dita in queste situazioni, sempre in ogni caso. Restiamo a Pesaro, maltempo ma anche una manifestazione di protesta. Questa mattina gli studenti del campus scolastico hanno manifestato chiedendo interventi per risolvere i problemi legati all'infiltrazione dell'acqua nelle classi. Vediamo il servizio. Sono diverse le infiltrazioni d'acqua nelle scuole del pesarese a causa del maltempo di questi giorni. Aule e corridoi sono stati riempiti d'acqua e l'amministrazione scolastica ha dovuto ricorrere a secchi e stracci per cercare di tamponare la situazione. Oggi al campus di Pesaro si è svolta una protesta pacifica per evidenziare il problema. Presenti un centinaio di studenti e il preside del liceo Mamiani, Roberto Lisotti. Quest'anno le cose sono un po' peggiorate, già dalla pioggia di quest'estate, le ragazze non c'erano,
Sono aumentate le infiltrazioni su degli infissi, su delle situazioni di guai staccate, su queste cose la provincia ci sta lavorando, però il problema è anche strutturale, sono infissi molto, molto vecchi che richiederebbero una manutenzione continua e che in questi anni è stata fatta solo parzialmente con interventi tampone. Quando le situazioni sono come queste emergenziali, la situazione diventa di estremo disagio per tutti. Per molti studenti la misura è colma. Non è la prima volta che le scuole subiscono danni a causa del maltempo. Con uno striscione che recita "Anno nuovo, stesse scuole allagate", gli studenti hanno espresso la loro sfiducia verso le istituzioni scolastiche e governative. Nel mirino anche il sottopasso pedonale del campus, allagato per via della pioggia. Ieri alla fine il sottopassaggio era stato, diciamo, svuotato. Stamattina era nuovamente pieno, si stava riempiendo perché c'è una crepa nel muro e sta venendo giù tutta l'acqua, e nonostante ciò, essendo allagato, io sono dovuta passare in mezzo alla strada perché ovviamente non posso bagnarmi e poi rischiare di ammalarmi e di bagnarmi praticamente i piedi e gambe. La richiesta è di farci ascoltare dalla provincia e di far mettere a posto questa scuola. Io non dico che deve essere una cosa che debba essere fatta nell'immediato, perché so che non è una cosa possibile nel giro di 2 giorni, però almeno che si cominci qualcosa, perché non si è mai cominciato nulla, almeno la forza di volontà nel cominciare. La protesta, iniziata al campus scolastico, si è poi spostata in via Gramsci alla sede della provincia di Pesaro e Urbino. Lo Stato ci ha azzerato i fondi, ma da parte nostra c'è il massimo impegno verso le scuole, ha detto il presidente Giuseppe Paolini nell'incontro con i rappresentanti degli studenti e dei presidi. E chiudiamo il collegamento con l'intervista a Enzo Belloni, presidente del Consiglio Comunale con delega alla Protezione Civile, che oggi pomeriggio ai nostri microfoni ha raccontato degli interventi effettuati a causa del maltempo. Allora sentiamo l'intervista e poi in linea allo studio. 2 giorni di pioggia intensa qui a Pesaro, attualmente com'è la situazione? Ma devo dire che la situazione è sotto controllo rispetto all'Emilia Romagna, alla Romagna in particolare e alla provincia di Ancona. Devo dire che la situazione da noi è più semplice perché il tempo, insomma, ci ha dato una mano. Era una perturbazione annunciata, avevamo già messo in campo tutte quelle che potevano essere le risorse umane per riuscire a rispondere in tempi brevi ad eventuali emergenze, con la consapevolezza che dappertutto non si può arrivare, poi certe azioni sono difficili da portare a casa nel momento in cui il tempo è particolarmente avverso. Devo dire che la prefettura ha coordinato il tavolo comunale e provinciale, come sta facendo da sempre. I vigili del fuoco hanno fatto il loro lavoro con la grande collaborazione da parte del nostro centro operativo e dei volontari di protezione civile, che rispondono sempre presente ogni volta si manifesta una situazione di criticità. Devo dire che rispetto appunto alle previsioni la situazione è sotto controllo, non abbiamo avuto strade chiuse se non la strada Montefeltro ieri mattina e nella mattinata di oggi. Siamo subito intervenuti per ripristinare la viabilità, quindi i disagi sono stati limitati, i sottopassi non hanno rilevato criticità se non per qualche minuto il sottopasso di via De Cioraggi nella zona di via Cialdini. E adesso il problema attuale sono gli alberi, ci sono alberi che sono caduti e siamo stati costretti a chiudere delle strade sulla zona di San Bartolo e nelle ultime ore nella zona di Santa Veneranda, Valle Castagni e Ponte Valle, dove 2 alberature molto grosse, 2 querce sono cadute sulla strada, quindi i vigili del fuoco, gli operatori del centro operativo ed Aspes sono in campo per rimuovere la criticità. Nel frattempo continuiamo a monitorare la situazione, è stata emanata un'altra allerta gialla per la giornata di domani per le province di Pesaro e di Ancona. Ci auguriamo che, insomma, le piogge siano meno forti dei giorni di stamattina, di questa notte, di ieri. E il problema è il terreno è bagnato e quindi potrebbe essere
pericoloso sempre per la caduta di alberi. Ne sono caduti due anche all'ingresso del Parco Miralfiori e io penso che fra oggi e domani inizieranno i primi interventi per rimuoverli. Complessivamente è andata bene anche le scelte che abbiamo fatto rispetto alle scuole. Ieri avevamo valutato che le scuole dovevano rimanere aperte, qualcuno ci ha criticato perché poteva essere pericoloso, però con un'allerta gialla per pioggia chiudere una scuola, che è un servizio pubblico, ci sembrava una cosa insomma non da fare, anche perché molte famiglie poi dovevano decidere e capire dove mettere i figli, specialmente quelli più piccoli. In accordo con c'è stata una chiacchierata tra il sindaco di Pesaro e il sindaco di Fano, si sono accordati di tenere la stessa linea, devo dire che è stata una linea fortunatamente che è andata bene. Ovviamente avevamo in mano tutti quei dati che ci permettevano di scegliere un'opzione oppure l'altra.